Alcune cose che ci sono utili. Questa mattina vogliamo parlare di infezioni spirituali. Ora, noi abbiamo tanta cura, abbiamo degli ospedali dove ci sono dei reparti per entrarci, abbiamo degli ospedali dove è vietato perché le infezioni sono facilmente a prendersi. Abbiamo tanta cura se c'è un virus in casa di, non, di separare chi ha. Una, anche una, una febbre un po' anomala, già cominciamo a guardare da tutte le parti con attenzione se dobbiamo entrare in qualche posto, se qualcuno ha l'influenza. Tutte queste cose noi ne prendiamo tutte le precauzioni. C'è un suono che fa che cos'è Michele? Si sente bene fuori, prova a vedere con la cuffia. E tutte queste cose si... Accumulano e tutte queste attenzioni. Sentiamo per televisione, eh, televisione eh, da dove è venuto questo male: è una zanzara, cose che sembrano insignificanti e portano tanto danno. Ma non parliamo mai del danno spirituale che portano alcune cose. Che noi ci siamo dentro, ci laviamo le mani, ci purifichiamo, tutte queste cose. Oggi vogliamo parlare delle infezioni spirituali che ci siamo dentro e dobbiamo pulircene con l'aiuto del Signore. Fa tutto il Signore, ma noi dobbiamo metterci nella giusta posizione e come andare in un ospedale dove ci sono tutte queste infezioni, si interessa tutto il primario, però noi dobbiamo seguire le indicazioni che ci dà il primario. Quando entriamo in un reparto dobbiamo stare attenti perché se no quella Infezione ci porta alla morte e così è nel campo spirituale. Questa mattina voglio che tu metta un po' di attenzione, che metti da parte le altre cose per verificare se ciò che stiamo dicendo nella parola del Signore, tu hai quei sintomi. Eh? Qualche volta ci sono delle malattie che si sviluppano allo stesso modo. Quando vediamo sull'altra persona cosa succede, allora prendiamo coscienza di quello che abbiamo noi. un amico che aveva lo zucchero nel sangue e mi diceva: eh, Non ti fa male. Ho detto: Ma allora, da che cosa ti, ti accorgi che, che hai questo male addosso? Eh, cioè, la bocca asciutta. La bocca si prosciuga, ha bisogno di essere bagnata. E beh, quello era il sintomo. Stamattina, segnati i versi che io ti do e acculturati di quelle cose che possono infettare la nostra coscienza. Il nostro essere è prezioso agli occhi di Dio e Lui mette tutte queste, eh, queste eh, attenzioni che noi dobbiamo fare perché desidera che noi siamo sani spiritualmente. Leggiamo insieme, Dio è pronto a liberare, Dio è pronto ad intervenire e ci parla in un modo chiaro. Ma poi quando parliamo di Israele, per esempio, se tu hai a che fare con un israelita, ti accorgi quando è scrupoloso, come si muove nella casa. Ho un fratello israelita che sta a Milano, sai cosa ha fatto? Ha tolto il sito, non ha più internet. Gli ho detto fratello perché? Perché www vuol dire viene dal diavolo. È una cosa... E noi non vogliamo avere che fare. Preferisco mandare dei messaggi così. Vedete la scrupolosità. Quando doveva pulire nella casa, doveva guardare da tutte le parti che non c'era lievito e così via. Beh, noi abbiamo tolto tutte queste cose, ma ci sono delle cose che sono restate perché quelle riportate nel Nuovo Testamento, quelle sono per noi. Ciò che non serviva realmente da mettere in pratica. E sono restate lì e noi non ci vogliamo entrare. È giusto che ci acculturiamo. Ma quelle che sono passate nel Nuovo Testamento fanno parte del Nuovo Patto e noi siamo nel Nuovo Patto e dobbiamo vigilare su quelle. Ci sono degli agganci che sono riportati. Tu se guardi bene nella parola del Signore trovi dei versi scritti in corsivo nella parola del Signore. Quei versi vengono dal vecchio patto così tu sai ciò che è stato riportato ed è valido anche per noi va bene? guardiamo insieme stamattina Dio è pronto a liberare segnati i versi per amore del Signore te lo chiedo perché ti sono utili quando tu hai bisogno di informazioni e cerchi qua e là ognuno te la dice come vuole quando vai nella parola del Signore lo trovi lì è quello che dice quello dice eh? Una volta uno doveva dare un uh, bicchiere di qualcosa ad un re che lo serviva e dato che prendeva sempre una cosa, un giorno gli chiese un'altra cosa e lui gli portò la stessa cosa del giorno prima e disse, dato che tu prendi sempre questo, io ti ho portato questo. Il re ha detto, guarda, quando io voglio quello lo chiamo per nome, quando voglio un'altra cosa... Gli do il nome che deve avere il Signore. Ci dice le cose che noi dobbiamo sapere. Dio è pronto a liberare. Ora leggiamo insieme in Giudici, capitolo 6, verso 1. Poi glieli metti sopra il display alla fine e fai passare anche il calendario. Michele, Giudici 6, 1, guardiamo cosa ci dice. Metti un po' d'attenzione. Ora i figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per sette anni. Se tu guardi nella parola del Signore, trovi spesso dei cicli di sette anni, in Egitto le sette vacche grasse, le sette vacche, il sette, i sette anni, anche nella nostra crisi, è durata sette anni. Se per te è cominciata nel 2010, finisce nel 2017, se comincia nel 2011, finisce nel 2018, se è iniziata nel 2008, finisce nel, è finita nel 2015, per te come famiglia. È un ciclo che lo troviamo nella parola del Signore e quando le cose sono nella parola del Signore nessuno li può togliere perché è una verità eterna che noi riviviamo. Allora. Cosa fece? Questo popolo agiva male. Dio aveva detto che doveva comportarsi in un certo modo. Quando noi non ci comportiamo allo stesso modo, Dio toglie la protezione e andiamo allo sbando. Guardiamo insieme. I Madianiti si chiuse il, 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 il cielo per sette anni di sofferenza a causa della loro idolatria, tu già sapevi che andavamo lì, ma questa è una brutta piaga, ora lo guardiamo insieme. Guardiamo nel verso 7 del capitolo 6, ci dichiara che cosa è, noi lo dobbiamo sapere. E avvenne che quando i figlioli di Israele ebbero gridato all'Eterno a motivo di Madian, Dio che cosa fece? Dio rispose, quando gridiamo a Dio, e rettifichiamo il nostro cammino, Dio è pronto ad intervenire. Guardiamo nel verso 10 dello stesso capitolo. E vi dissi Dio dice a questo popolo: "E vi dissi io sono l'eterno, il vostro Dio. Non adorate gli dei degli amorrei nel paese dei quali abitate. Ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Qual era la causa perché si trovava in quelle condizioni il popolo di Israele? Perché non aveva dato ascolto a ciò che Dio aveva detto. Guardiamo nel verso 8 Dio dove aveva preso e come aveva parlato al suo popolo. Verso 8 del capitolo 6. Egli cosa aveva fatto? L'Eterno mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro. Dio ha sempre qualcuno che parla. Quando esponiamo la parola di Dio, quella scritta o quella che arriva da parte del Signore, noi proferiamo insegnamenti che vengono da Dio e sono validi quando li ascoltiamo, ma soprattutto diventano forti nella nostra vita quando li mettiamo in pratica. È questo. Gesù dice non chi mi dice Signore, Signore ma chi fa la volontà del Padre mio. Finiamola col Signore Signore. Cominciamo a dire, il Signore mi ha detto di fare così. Se non lo faccio, cosa mi dirà il Signore? L'Eterno mandò ai figlioli di Israele un profeta che disse loro, così dice l'Eterno, il Dio di Israele. Io vi feci salire dall'Egitto e vi trassi dalla casa di schiavitù. E man mano va avanti. Per dirgli tutto quello che ha da dire, perché è un popolo che non ascolta Dio, dobbiamo vigilare. Cosa aveva detto? Cosa avevano detto i profeti di tutti i tempi? Secondo re, capitolo 17, verso 35. E Dio parla, Dio parla, Dio parla, <coughs> ma noi dobbiamo ascoltare. Con i quali l'Eterno aveva fermato un patto dando loro quest'ordine. Non temete altri dei, non vi prostrate dinanzi a loro, non li servite né offrite loro sacrifici. Dio parla ancora oggi, verso 37. E abbiate cura di mettere sempre in pratica i precetti, le regole, la legge e i comandamenti che gli scrisse per voi e non temete altri dei. Verso 38. Non dimenticate il patto che io fermai con voi e non temete altri dei. Dio ha fatto un patto con noi, noi abbiamo fatto un patto con Dio. Unione. Quando noi Abbiamo accettato il Signore Gesù Cristo nella nostra vita, quando noi abbiamo detto: Signore, io voglio essere un cristiano che segue Cristo. Noi abbiamo accettato di avere comunione con Lui. I benefici che possiamo avere sono tutti in Lui, su di Lui e per mezzo di Lui. Bene, guardiamo in Giudici 2, 1 e eh, in Geremia 10, verso 2: Così parla l'Eterno non imparate a camminare nelle vie delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura verso 3 poiché i costumi dei popoli sono vanità giacché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia si adorna di argento e di oro lo si fissa con chiodi e coi martelli perché non si muova. Cotesti dei sono come pali in un orto di cocomeri, e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare, non li temete perché non possono fare alcun male, e non è il loro potere di far del bene. Questo è un verso molto importante. Questo è un verso che, Subito dopo la conversione mi liberò dall'avere timore dell'idolatria. Prima avevo un po' di timore se dovevo strappare una figura di un santo o qualcosa. Dopo questo, la, la lettura di questo passo il Signore mi liberò perché mi fece comprendere che non possono fare alcun male e chi si confida in loro non è in potere di fare del bene. Perciò è tutto tempo perduto, dice il Signore. Guardiamo in Giudici capitolo 2 verso 1, perché Dio li aveva messi in quella condizione e come Dio li voleva tirar fuori. Or l'angelo dell'Eterno salì da Gilgal a Bochim e disse: Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotto nel paese che avevo giurato ai padri vostri di darvelo. Avevo anche detto: Io non romperò mai il mio patto con voi. E voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese. Demolirete i vostri altari, ma voi non avete obbedito alla mia voce. Perché avete fatto questo? Ora siamo nel contesto del libro dei giudici, dove riconosciamo, sappiamo e vediamo perché si trovano in quella posizione, perché non hanno seguito le indicazioni che Dio gli aveva dato. Se ti accade qualcosa di strano nella tua casa, nella tua vita, nella tua famiglia, ora sai che c'è qualcosa che non funziona, devi correre ai ripari e quali sono i ripari? Tornare al Signore. Perché Egli è ricco in misericordia e quando interviene cambiano le cose. Se non interviene Lui le cose peggiorano. È, questa è la verità di Dio, questo è un Vangelo. Il Vangelo, non un Vangelo, è il Vangelo che parla chiaro per dire le cose come possono essere cambiate. Un Vangelo anacquato che va così eh, in una mescolanza che non si capisce e non si distingue. Se andiamo di là o andiamo di là non è Vangelo. È un poco di, eh, di cose, sono un po' di cose messe insieme e come va va e si tira a campare, diciamo noi. Eh? Quando noi facciamo il contrario, Dio dice che non rompe il suo patto, quando noi disobbediamo rompiamo il suo patto, il rapporto con Dio. Ma come può avvenire? Ebbene, c'è un patto di comunione tra Dio e l'uomo, un patto di comunione tra Dio e la, Gesù Cristo e la Chiesa, che è la figura dello sposo e della sposa, che questo rapporto non va inquinato. Ma come si rompe un rapporto? Non è che si, si strappa il foglio. Quando si agisce contrariamente si è strappato il foglio. Allora, se io stasera vado a dormire a casa di un amante, non strappo il, la pagina del matrimonio, ma in azione strappo la comunione con mia moglie. E di conseguenza... Ho rotto attraverso il mio modo di fare la comunione che dovevo avere con mia moglie. Si è interposta un'altra e quello che sto facendo si chiama adulterio. Così accade dell'adulterio spirituale. Il rapporto con Dio. Quando io vado a casa dell'amante rompo il rapporto con mia moglie. Può restare anche scritto il matrimonio, ma è rotto in azione. Noi possiamo anche leggere il Vangelo, ma il nostro comportamento ha rotto la comunione con lo Spirito Santo e di conseguenza non abbiamo la sua presenza nella nostra vita. Sentiamo quando dobbiamo andare a Dio come se avessimo paura. In realtà il, la paura che abbiamo è un sensore di castigo che ci pesa addosso. Nel momento che noi lasciamo non abbiamo più timore, ma questo è un senso normale. Quando io non ho pagato il bollo ho paura di, dei carabinieri, se invece l'ho pagato cammino tranquillo. La legge incute timore quando noi la infranciamo, la comunione ci incute timore con colui o con lei che abbiamo rapporto perché noi abbiamo rotto la comunione. Guardiamo insieme cosa dice. Dio ha sempre parlato e lo continua a fare nel vecchio e nel nuovo patto. Guardiamo in Esodo 23 verso 22. Dice, ma se ubbidisci fedelmente alla mia voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari. Guardiamo il verso 24. Noi siamo dalla parte di Dio quando camminiamo con Dio, verso 24 dello stesso capitolo. Tu non ti prostrerai davanti loro, ai loro dei e non servirai loro. Noi invece ci siamo trasportati, tutti gli dei pagani, nel nostro ambiente. E ce ne abbiamo aggiunti altri. A qualcuno gli abbiamo cambiato il nome, come San Pietro, era un Dio pagano, gli abbiamo messo il nome Pietro. Cioè abbiamo fatto un miscuglio che non finisce mai. Che vergogna davanti a Dio. Non farai quello che si fanno, ma distruggerai interamente quegli dei e spezzerai le loro colonne. Dio ordina queste cose. Per avere un rapporto con Dio non mi posso, per avere un rapporto con mia moglie, non mi posso portare a casa tutte le vesti, le fedi, i regali che l'amante mi dà. E dico questi sono dell'amante, ma lei mi caccia fuori. Il Signore ci deve aiutare, fratelli, sorelle, dobbiamo aprire la testa, dobbiamo aprire e mettere a fuoco l'intelligenza. Verso 24. Guardiamo nel verso 20. Dello... Ecco, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via. Nel momento che noi non abbiamo rapporto con Dio, nel momento che noi abbiamo rotto il patto, perché dovrebbe venire l'angelo insieme con noi? È per introdurti nel luogo che ho preparato. Gloria al Signore. Dio vuole mettere a tua disposizione un potente angelo che combatte per te, ti guida, cammina con te. Guardiamo insieme l'angelo come si sposta quando l'uomo torna al Signore. Abbiamo visto prima, nei versi precedenti di questo capitolo, che hanno gridato al Signore. Dio mantiene la sua... Quando noi gridiamo al Signore, Dio mette Esodo 23:20 dice, ecco io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo preparato. Andiamo a vedere in Giudici capitolo 6 verso 11. Che cosa appare a Gedeone? Il popolo aveva gridato a Dio, Dio è fedele, cosa fa? Poi venne l'angelo dell'Eterno e si assise sotto il terebinto d'Ofra che apparteneva a Ioas Abiezerita e Gedeone figliuolo di Ioas batteva il grano nello strettoio per metterlo al sicuro dai madianiti vedete come Dio è fedele quando noi ci muoviamo il popolo aveva gridato addio nel senso che si era pentito di aver camminato in quel modo questa è una grande una, è qualcosa di speciale quando noi gridiamo al Signore e ci convertiamo dicendo al Signore: Signore abbi pietà di me, è pronto a perdonarci. Egli non si stanca mai di perdonarci ed entra in azione il potere divino per essere dalla tua parte, dalla mia parte. Poi l'angelo dell'Eterno si assise sotto il Terebinto d'Ofra che apparteneva a Ioas, a Biezerita e Gedeone, figliuolo di Oas era lì ed ecco che Dio comincia la ristrutturazione nel momento che noi ci apriamo a Dio questo dice la parola del Signore noi non dobbiamo correre dietro alle favole eseguire, camminare scegliere di camminare con Dio Dio manda quello che ha promesso Dio mantiene il patto e lo conferma con noi guardiamo in Esodo 24,8 cosa dice il Signore. Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse, ecco il sangue del patto che l'Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole. Egli aveva dato degli insegnamenti ed ora viene confermato il sangue, è molto importante, il patto con il Signore dice che il sangue del patto e così via cosa succede? Mosè mise il sangue in metà sul sacrificio e metà sul popolo cosa vuol dire questo? patto con il Signore metà e metà sull'altare per sentire che Dio aveva coperto e mandava il perdono sul popolo che attraverso il sangue siamo legati con Dio, cioè circola nelle nostre vene spirituali il sangue del sacrificio innocente che si è stato sostituito per noi. Quando noi invochiamo il sangue di Gesù Cristo abbiamo la conferma della comunione perché il sangue di Cristo circola nel nostro sangue spirituale. E quando noi abbiamo la circolazione, il sangue che è, nel sangue c'è la vita. Guardiamolo insieme, perché la parola di Dio si spiega da sé e interprete di se stessa. Guardiamolo insieme. In 1 Corinzi, capitolo 10, dal verso 14, cosa ci dice? Perciò, cari miei, fuggite all'idolatria. Ho detto prima che le cose che non servivano, sono restate nel vecchio patto. Quelle che servono per noi sono state trasferite nel Nuovo Testamento. Cominciamo dal verso 14. Tutto ciò che c'è nel Nuovo Testamento è diventata la regola di noi cristiani, perché Dio ha provveduto ad un sacrificio e quel sacrificio è il sacrificio del patto che questa volta non è sangue di torri, sangue di becchi, sangue di agnelli, ma il sangue prezioso di Gesù Cristo che ci ha acquistato. Perciò, cari miei, fuggite l'idolatria. Verso 15 lo leggiamo. Io parlo come a persone intelligenti. Grazie Signore. Il Signore ci vede intelligenti quando ascoltiamo e mettiamo in pratica ciò che Gli ci dice. Giudicate voi quello che dico. Verso 16: Il calice della benedizione che noi benediciamo non è egli la comunione con il sangue di Cristo? Perché? Perché noi prendiamo la comunione? Perché prendiamo la comunione? Comunione si chiama comunione con il sangue di Cristo, cioè noi ingeriamo il sangue di Cristo nella nostra vita perché abbiamo comunione, comunione con Lui, perché il sangue circola, ci unisce in un solo corpo, benedetto sia il Signore. Il sangue che circola nel braccio circola anche nel dito e fa parte di una sola circolazione, noi siamo così uniti con il Signore. Il pane che noi rompiamo non è egli la comunione col corpo di Cristo. Vedete dove ci ha portato il Signore? A non offrire più sacrifici perché Egli ha offerto se stesso come sacrificio per aprire a noi la porta della riconciliazione. Guardiamo nel verso 17. È bella la parola del Signore perché si interpreta da sé. Noi dobbiamo comprenderla e metterla in azione. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché quando noi spezziamo il pane e ci nutriamo, ci nutriamo dello stesso, della stessa sostanza, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Cosa fa questo? È il sacrificio di Cristo che ha sparso il suo sangue, quel sangue è riversato davanti a Dio come... L'assicurazione del suo perdono è su di noi come un legame che noi ci rileghiamo a lui. Il tutto simbolicamente, ma poi per la fede ci sottoponiamo in questo è, ed è questo il significato di tutto. Guardiamo insieme il, sacri il, il sacrificio. Guardiamo in 10.22 che parla del sacrificio. 10.22 dice. O vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Quando noi facciamo il contrario, provochiamo Dio a gelosia, perché gli ha già dichiarato che è geloso, che vuole un rapporto solo con te e con me attraverso la sua presenza, attraverso lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio e la comunione con il sangue di Cristo, la comunione con Cristo, la comunione con Dio viene attraverso lo Spirito Santo, che non vuole essere separato e non vuole che noi provochiamo ad essere geloso che già lo ha dichiarato. Siamo noi più forti di lui? Vogliamo combattere con Dio? Guardiamo nel verso 20 quello che dice. Tutt'altro io dico che le carni o qualsiasi cosa che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Qui sta l'incrocio che noi dobbiamo stare attenti: dove c'è l'idolatria ci sono i demoni, sorella, perché si nascondono dietro ai demoni per usurpare quella venerazione, quella dedicazione. Quella tua attenzione per distrarti dal guardare Dio che è in spirito e rivolgerti perché il nemico delle anime nostre, il nemico di Dio, vuole usurpare la nostra attenzione, no, la nostra dedicazione, la nostra venerazione, la nostra adorazione: che tra venerazione e adorazione non riusciamo a distinguere dove è il confine, è inutile, queste storielle che diciamo perché quando siamo in un rapporto così stretto noi abbiamo l'infezione dei demoni addosso. Tutt'altro io dico che le carni e tutte le altre cose che vengono sacrificate, vengono sacrificate ai, ai demoni e non a Dio. La scrittura dice: "O io non voglio che abbiate comunione coi demoni. Non ti lamentare se non senti la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, perché non può convivere dove l'idolatria tira su di te i demoni e non ti lamentare se non vedi la risposta di Dio nella tua vita, perché queste pratiche sono vietate da Dio. Non c'è un'altra via. Se come nel naturale dobbiamo guardarci dalle infezioni per non morire, cioè per non essere separati dai viventi, dobbiamo nel lato spirituale vigilare dal non essere separati da Dio, perché questo modo di fare ci separa dalla presenza di Dio nella nostra vita. Provocano Dio a gelosia. Guardiamo un altro passo. Deuteronomio 32 verso 16. Ma è così chiaro, ma la parola di Dio, fratelli, sorelle, la dobbiamo leggere, dobbiamo assimilarla per la fede. Deuteronomio 32 verso 16. Noi ci dobbiamo nutrire dalla parola del Signore per avere la conoscenza di distinguere la verità dalle menzogne e da tutte le altre cose. Essi l'hanno mosso a gelosia. Con divinità straniere l'hanno irritato con abominazioni. Questo ha fatto il popolo e Dio. Hanno sacrificato a demoni che non son Dio, a dei che non avevano conosciuto. Dei nuovi apparsi di recente. Ogni volta esce una statua nuova, va di voga. Ogni tanto, Mo tolgono San Francesco, mettono Padre Pio, poi tolgono Padre Pio, in ogni paese laggiungono e poi Dio ce ne liberi. Quando non li possiamo più, abbiamo stabilito un giorno che li facciamo tutti. Uno ogni giorno, uno ogni paese, e poi così via. Siamo peggio, peggio, peggio dei cananei. il Signore ci deve aiutare. Dei nuovi apparsi di recente dinanzi ai quali i vostri padri non avevano tremato. Andiamo avanti, guardiamo un pochettino. Questa non è semplice superstizione, mm. ma questo sottomette l'adoratore al potere demoniaco. Quando tu ti inchini, quando tu ti pieghi, quando tu ti sottometti, quando tu adori. Quando tu veneri, quando tu attiri quel potere su di te, tu che sei l'adoratore, il veneratore, la veneratrice, attiri il potere demoniaco su di te. Non è un poco di superstizione, è che tu resti infettato, resti infettato da quelle forze sataniche e demoniache che si impossessano di te. È molto semplice. Io ho avuto amici che sono stati in Africa. Che lungo il percorso degli alberghi dove quando vai là trovi lungo le strade delle signorine oppure ragazzi che ti vogliono fare eh, un, un po' di, 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 eh, di relax imponendoti le mani e frizionandoti un po' ma non sono dei fisioterapisti sai che cosa fanno mentre tu stai e ti fai e fare un po' le spalle, invocano gli spiriti che sono già loro sottoposti e dà l'impressione che ti senti bene. Quando te ne torni a casa cominci a sentire che le cose non funzionano così, te ne torni indemoniato, te ne torni indemoniata, perché impartiscono, invocando questi spiriti su di te, impartiscono attraverso la, eh, la, eh, quello che fanno su di te, impartiscono quei demoni, quelle forze sataniche, diaboliche che te li porti dietro e stanno infettando mezzo mondo. Mi diceva un fratello, dal, dalla, dal Venezuela, un po' di tempo a questa parte abbiamo messo da parte il potere divino attraverso la, i, I carismatici pentecostali sono subentrati stregoni dell'Africa in queste aree dove si desidera avere e si sta rivoluzionando tutta la nazione in virtù del fatto che le forze portate da queste, da queste forze st di stregoni e stregonerie hanno infettato e rivoltano una nazione. Noi la possiamo rivoltare. Al contrario, se ci diamo a Dio, diventa un popolo unto e benedetto da Dio dove cambiano le cose, diceva il danno che è stato portato in questi ultimi 20-25 anni è che si è rallentato di cercare Dio, ma perché questi stregoni sono arrivati qui e hanno incominciato a far vedere le cose, tanta gente si è data e gradualmente la nazione è sottosopra perché le forze demoniache operano attraverso le persone che vengono fatte prigioniere l'infezione spirituale Dio ci deve aiutare noi facciamo ancora in tempo perciò Dio parla questa non è semplice questa non è semplice superstizione hanno sacrificato ai demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuti, dei nuovi apparsi di recente, dinanzi ai quali i vostri padri non avevano tremato. Ma questo sottomette l'adoratore nel nuovo patto, nel nuovo testamento dove abbiamo letto, ora guardiamo insieme, perciò viene vietato, perché non è solo una superstizione che tu vai a fare, il potere demoniaco si avventa, si riempie l'adoratore che si inchina davanti a queste cose. Guardiamo il Levitico 17,7 e poi guardiamo nel Nuovo Testamento cosa ci dice la scrittura. Ed essi non offriranno più i loro sacrifici ai demoni, ai quali sogliono prostituirsi, cioè prostrarsi, mettersi davanti. Ogni volta che ti pieghi davanti ad una statua, tu commetti un sacrilegio davanti a Dio. Non ti aspettare da Dio risposte. Tutte le furberie e tutte le cose che ti vuole far credere quel bugiardo del diavolo sono tutte bugie che vengono da parte sua, perché Egli è il padre della menzogna ed ha il coraggio di pre presentarsi come un angelo di luce. Un giorno, mentre mio padre con uno zio che eh, esorcizzavano un indemoniato, tutto a un tratto cambiò. E disse: Fermatevi, fermatevi. Io sono un angelo venuto per benedirvi. Ah, disse mio padre, insieme con. Allora, se sei un angelo che sei venuto per benedirci, il demone si manifestava con una bugia in questo mondo. Allora se così è, Dio dà il discernimento spirituale. Leggiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro, e risponde, diceva, che sei nei cieli, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E non indurci in tentazione, e non indurci in tentazione. Ma libereci dal maligno. Quando arrivava che doveva dire, ma libereci dal maligno, si bloccava. Ecco questo è l'angelo che voleva benedire. Non ti fidare di ciò che non è dichiarato nella parola del Signore, che viene da Dio. Sono frottole inventate dal più grande bugiardo della storia, il padre della menzogna, Satana, il diavolo. Che cerca di ingannarti per andare avanti nelle vie del Signore. Non si deve fare, dice la parola del Signore. Guardiamo gli Apostoli come hanno affrontato questo problema perché venivano dal Paganesimo. I Gentili erano tutti pagani. Quando è arrivato l'Evangelo, il Signore ha trasformato per il potere del Vangelo. Perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Il problema c'era, ma doveva essere dato un taglio. Dio l'aveva dato attraverso la predicazione del Vangelo, il potere del Vangelo era stato annunciato e Dio aveva liberato, però c'era sempre da guardare che ci sia stato un taglio netto con il vecchio. Guardiamolo insieme. Gli Apostoli erano molto attenti a curare il rapporto tra il Messia Gesù che annunciavano e l'occultismo o l'idolatria di quel tempo. Leggiamolo insieme. Atti 15:20 dice, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate, nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione e dalle cose soffocate e dal sangue. Guarda cosa è stato stabilito, decretato dagli apostoli, di astenersi e di guardarsi, perché questa nuovo, nuova chiesa che si sviluppava era soggetta a, ad alcune cose che dovevano essere troncate, tagliate. Quali sono? Astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli. Qualsiasi cosa tu fai per un idolo è un sacrificio che tu fai e la parola del Signore, gli apostoli ti dicono che non bisogna farlo, dalla fornicazione sia spirituale che fisica, dalle cose soffocate perché nel sangue c'è la vita e vietavano di mangiare le cose che c'era il sangue dentro. E dal sangue, dal non bere sangue, perché il Signore dice di non bere. Guardiamo nel verso 29. Lo ripeto, è no? lo stesso capitolo, 15. Una separazione. Fratello, sorella, quando cominciamo a camminare col Signore ci deve essere un muro tagliafuoco. Se si mette un muro tagliafuoco in un magazzino perché il fuoco non passi dall'altra parte con un certo spessore, noi dobbiamo avere un separé che ci deve, dobbiamo passare dalla parte del Signore e basta. Cioè che vi astieniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Dalle cose, dalle quali cose? ben farete a guardarvi, state sani, cioè l'incoraggiamento è mantenetevi puliti da queste cose. Una separazione. Vediamo nel capitolo 21, verso 25, quando è buono Dio e come ci vuole bene e come ci parla. Queste cose ti sono state nascoste, oggi il Signore te ne parla. Oggi prende coscienza e oggi devi davanti al Signore fare esattamente quello che hanno fatto il popolo di Dio quando si sono visti oppressi dai Madianiti. Hanno gridato al Signore. Quanto ai gentili che hanno creduto, vedi qui cosa dice la Scrittura? Cosa dice? Dice che i gentili avevano creduto, avevano accettato Gesù Cristo, il Messia, come loro personale salvatore, era diventato il loro salvatore, il loro Dio, il loro Re, il loro tutto. Quelli che hanno accettato, che vogliono camminare con il Signore, che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo deciso che debbano astenersi dalle cose sacrificate agli idoli dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Questo è vietato, dice la parola, riaffermano quello che è stato decretato dagli apostoli. La nostra fede è fondata sugli apostoli, è fondata sulla parola di Dio che attraverso gli apostoli è diventata parola di Dio perché sono stati divinamente guidati per portare avanti questa grande opera che è la Chiesa. Perciò è molto chiaro, sorella, è molto chiaro, fratello. Sai perché tu continui in questo modo? Perché non ti nutri della parola del Signore, ma se tu leggi la parola del Signore, queste cose sono aperte, sono a casa tua, è ora che tu le leggi ed è ora che le metti in pratica perché ne sei responsabile davanti a Dio. Segnati tutti questi versi che ci sono, vatteli a leggere, confrontati sulla tua Bibbia di qualsiasi denominazione tu sei. Scriviti tutto questo perché è molto importante che tu vada a fare ricerca nella tua propria Bibbia, perché nella tua chiesa non se ne parla. Dio ti deve aiutare a te e a chi amministra la parola e ti fa vivere in uno stato sotto il dominio, il dominio diabolico, satanico, demoniaco. Il Signore ci deve aiutare. Dio continua a parlare. Dio mandò un profeta. Abbiamo letto prima del verso 8 del capitolo 6 dei Giudici. Dio oggi ha parlato a te attraverso la parola del Signore. Parola del Signore, quando parla Dio, tutti siamo soggetti ad essere ubbidienti a Lui. Vogliamo pregare il Signore insieme che ti aiuti ad uscire il prima possibile, perché tutti gli insegnamenti che non vengono dalla parola del Signore, sono falsi, non hanno ragioni da restare perché non vengono da Dio. Tutto ciò che viene da Dio è quello che ti permette di camminare con Dio perché le direttive sono nella parola di Dio. Preghiamo insieme il Signore che ti aiuti perché capisco che alcune cose non è facile, ma se tu chiedi al Signore con tutto il cuore, e prega e dici, Signore, che devo fare? Allora vedrai che lo Spirito Santo ti dà una guida e ti dice: segui le direttive della mia parola. Perché la mia parola, dice Gesù, è verità. La parola di Dio è la verità. Tutte le altre cose oggi ci sono e domani non più. E quando andiamo davanti al Signore, non ci chiede che ci ha detto il parente o l'educatore religioso che ci ha interpretato, Dio ci ha dato grazia, come ci ha detto nella sua parola, io parlo a persone intelligenti, ha detto il Signore. Il Signore ti prende per una persona intelligente, perché hai il discernimento di sapere distinguere cosa dice Dio e cosa stai facendo. Se quello che fai non lo trovi nella parola del Signore, toglilo di mezzo perché non regge al confronto. Preghiamo il Signore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Continua ad amministrare tu stesso ad ogni cuore onesto per mezzo della guida dello Spirito Santo. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Continua a cercare il Signore. Se hai bisogno di un calendario gratis te lo mandiamo, un Nuovo Testamento gratis te lo mandiamo. Leggi la parola del Signore che essa ti dà luce e se hai bisogno di calendari per poterli distribuire, Nuovi Testamenti, per poterli distribuire Vangeli, per poterli distribuire, per far conoscere la parola del Signore, li puoi richiedere, c'è un'offerta speciale. Ti voglio chiedere di pregare per noi, per un qualcosa di grosso che abbiamo davanti, parole di vita. Prega per parole di vita. Il Signore fa che questa opera cammini secondo il piano della tua volontà. Abbiamo bisogno delle tue preghiere e vedrai che il Signore ti benedirà man mano che cammini con Lui. Dio piacendo ci vediamo questa sera alle 19.30 per la preghiera e pregheremo insieme. La preghiera è la parola, la parola e la preghiera sono le cose fondamentali per una crescita sana di ogni credente che comincia o continua a camminare con Dio. Pace, ci vediamo questa sera, Dio piacendo alle 19.30 per la preghiera. Dio ti benedica in un modo straordinario. Pace, buona giornata.